Carla Ruocco, allora novità per il patto del Nazareno. Toti dice il patto del Nazareno è finito, replica la Serracchiani, meglio così, sarà più facile arrivare al 2018 senza Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle che cosa ne pensa, che cosa farà? Assistiamo al solito teatrino, questo patto del Nazareno è un patto comunque perennemente in piedi, ogni giorno questa maggioranza si ricatta vicendevolmente e noi abbiamo le nostre proposte sempre, ma comunque assolutamente prescindiamo dai loro teatrini. Quindi il Movimento 5 Stelle non crede a questa rottura? Ma vede, alla prova dei fatti si dimostrano compatti. Pensi che non è stata accettata la nostra proposta di calendarizzare la legge anticorruzione e compattamente lo schieramento PD-PDL ha votato appunto contrario a questa calendarizzazione. Non vedete quindi un margine per incidere sull'attività di governo dopo la vicenda del Quirinale, dove il Movimento 5 Stelle è stato marginale? Il Movimento 5 Stelle non è mai marginale, tantomeno nella vicenda del Quirinale. Si pensi che erano stati fatti dei nomi per il Quirinale, come per esempio Amato oppure Casini, che in qualche modo sono stati scongiurati anche grazie proprio alla presenza e alle proposte del Movimento 5 Stelle, il quale è stato aperto sulla rosa di nomi, l'ha chiesta prima a Renzi, poi ai deputati del PD, poi abbiamo presentato in trasparenza una nostra rosa di nomi che abbiamo sottoposto alla rete, tra cui c'era il nome Prodi, e grazie solo alla nostra operazione di trasparenza si è ottenuto al Quirinale un presidente che non fosse Amato, per esempio. Noi aspettiamo alla prova dei fatti anche il Presidente della Repubblica sulla delega fiscale. Ricordiamo che c'è l'appuntamento del 20 febbraio dove si deve discutere di penale tributario. Quello è un punto fondamentale per vedere sì, se appunto alla prova dei fatti sia il patto del Nazareno ed anche l'atteggiamento del Presidente della Repubblica sia effettivamente di svolta oppure se ricalchi i soliti comportamenti.